Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Signori, in questo episodio affronteremo la Ogre, grande e storica squadra che in porta ha proprio lui, lo hacker. E questa frase è solo per chi è su questo canale dai tempi di Inazuma Eleven Striker 1. Prima di cominciare, ricordatevi il solito pollicione all'insù e attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi. Allora, vi dico subito che sarà una delle partite più difficili che abbiamo mai giocato prima d'ora. O perlomeno questo è quello che credo. Mo vediamo, una volta scesi... Bellissimo, ragazzi, bellissimo lo stadio! Che poi la Ogre aveva dei giocatori terribili. Oddio, non mi ricordo il nome di quel ragazzo lì con i capelli bianchi. Ok, vediamo subito. Ah, i diavoletti fortissimi. Eccolo lo hacker. Rovesciata mecediale. Mettiamo subito lo hacker alla prova. Questo è forte. Qui dobbiamo impegnarci un po' di più. Ah, è vero, perché lui l'armatura... Tiro sonoro. È vero, perché lui l'armatura ce l'ha soltanto quando fa il dribbling. Ah, bella. Con più e meno. Fortissimo lo hacker. Oddio, raga, sto cercando di ricordarmi il suo nome. Ci riprovo. Rovesciata micidiale. Scusa, questo me la para sicuro. Fare gol a questo sarà un po' un problema, ma... Presa. Vai. Vai, Vladino. Bellissimo, questo non me lo ricordavo. Questo è gol. Palese gol questo. Ragazzi, è stanchissimo il loro portiere. Non me lo ricordavo lo spirito guerriero di Vlad. Vedi? Boh, mentre caricavo il tiro me lo sono ricordato. Vieni qua. Vieni qua pure tu, Lancer. Proviamo sto colpo supremo. Vai dritto in faccia. Vamos, Byron. Colpo supremo. Arco 2 me l'ha parato. Allora posso fargli gol. Che forte che è Arion, raga. No. No, non deve tirare Lancer. Ho vinto io, bro. C'è sta. Eccolo il muro di Atlantide. Tiè. Vacca di quella vacca. È stanco. Perché forse ce la faccio con la rovesciata micidiale. Ho visto le goccioline di sudore. Super GG. Vedi che è molto più difficile sta partita, eh? Buono, buono. Buono che ci sblocchiamo i giocatori della Ogre. Sì, il cavolo ti faccio fa zio.
E mo mi vado, ti vado a fare pure un'altra pera. Toh. Vamos, Ryoma, vamonos. Ok, dovrei averlo potenziato al massimo. Potevo anche evitare, potevo anche evitare. Vabbè. Allora, mo, se riesco, provo a fare un tiro tipo da centrocampo con un qualsiasi personaggio. Buono che prima, tra l'altro, abbiamo attivato la... Dove si chiama? No, non questo tiro, però. Magari vi tengo. Ragazzi, ma dove stanno i miei giocatori? Vabbè. Tiro multiplo? Può essere una roba del genere? La paro con l'abilità da 3, raga. Non me la rischio proprio. Mano del colosso e passa la paura. GG JP. Però va bene. Potevo fare forse qualche golletto in più. Potevo. Non me la so sentita. O magari non ce l'ho fatta. Dritto in bocca, cucciolo. Majin Pegasus. Armatura. 3, 4, 5. Mia, quando la pari, zio. Ah, c'ha la scossa intorno. Non consuma energia. Mani bucate da parte di Arion Sherwind sullo hacker. Va bene. Armatura, Lancelotto. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, potenziare a livello 5. Ho contato i lampetti che ha fatto. Ragazzi, ogre demolita. Akabander. Povera ogre, ragazzi. Rip ogre. Let's go. Miximax. Ragazzi, però Vladimir quanto è forte. Spirito guerriero. Miximax. Un po' sballatuccio. Bello. Livello 3. Nel Chillong. Fortissimo Vlad. Che tra l'altro, se non sapete come si sblocca, Vladimir si sblocca con le password. Dovete inserire la password di Vladimir. Ma? Ne esiste proprio, cucciolo. Ne esiste proprio. Maginenzo. Scusami. Bello. Cioè, questo è riuscito a parare il tiro più forte con il Miximax. Forse tipo è favorevole su di me, perché sennò non si spiega. Ok, è finito. Non allora, è stata una partita molto divertente, sono sincero. Oh, Lancer ha fatto un tiro, una bomba ha tirato. Mi ha bucato JP con la sua mossa speciale, tra l'altro. Cioè, non è che dici ho sbagliato parata. Mi ha sfondato. Mo vediamo, va. Ok, ogre sbloccata. E quindi? Siamo a posto? Allora, io prima di andare avanti, una cosa devo farla e volevo farla all'interno di un video. Guardate qua che roba, raga. Guardate qua. Adesso l'attacco di Vladimir è ad S. Dunque, l'arco Raymon lo abbiamo completato.
anche se non c'è scritto completo niente, non ci dice niente. Proseguiamo con l'arco Inazuma Japan. E qui la difficoltà già si alza un pochettino, eh. Occhio. Occhio. Forse riesco a portarvi un minigioco. Una partita intera è difficile. Inazuma Japan. Eh no, c'è il primo scontro. No. Con la Neo Japan. Vedi che la difficoltà effettivamente è più alta. Allora ragazzuoli, io direi che per questo video è veramente tutto. Nel prossimo andremo ad affrontare la Neo Japan. Episodio che ovviamente vedrete sempre solo qui, su Tuberanza. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining.